Buongiorno a tutti, siamo qua col sindaco Peppe Tito. Ti troviamo, Peppe, sempre la mattina già pronto a vedere il paese. Peppe, allora quest'estate per Meta è stata una buona estate. Siete riusciti a gestire l'ordine pubblico? Io ricordo da giornalista, ormai sono 40 anni che scrivo, 10-15 anni fa parlavamo solamente di problemi. Ieri abbiamo avuto pure la RAI alla conca, ma è tutta Meta che sta andando bene, le attività private che stanno facendo nuove iniziative. È un riscontro da parte tua, come l'hai vissuta? Allora, un'estate molto, molto positiva per sia turisticamente che economicamente sul nostro territorio. In merito alle problematiche degli anni passati abbiamo gestito nel miglior modo, naturalmente mettendo in campo... Grosso lavoro pure la Polizia Municipale, certo, dobbiamo dirlo, Io li ho visti sempre. La Polizia Municipale, abbiamo attivato il progetto Spiagge Sicure insieme di coordinamento con le forze dell'ordine. Diciamo che ad oggi non possiamo lamentarci, la gestione del traffico con l'iniziativa delle targhe alterne nei fine settimana ha funzionato, ci godiamo questi ultimi sprazzi di estate e poi ci prepariamo alla chiusura dell'estate con l'evento Meta Mare in Festa che si terrà giù alla spiaggia di Meta i giorni 10, 11 e 12 settembre. Allora Peppe, il sindaco che è contro i B&B. È così? No, allora, non siamo contro il B&B, noi siamo, abbiamo lanciato un'iniziativa affinché gli organi preposti, voi regione, il governo centrale, una regolamentazione. Possono intervenire e regolamentare. Però ci sta pensando il mercato, quest'anno già il 30% in meno. Chi non ce la fa secondo me ci pensa la legge del mercato. Diciamo che noi siamo per la tutela dei cittadini, per un problema serio che è il problema case che affligge tutta la penisola. Assolutamente. Sorrentina. Sei in questo momento il riferimento politico che va oltre il territorio, sei l'unico, c'era da Cristiano, ora sei solo tu. Stai puntando alla regione Campania, dici la verità. Noi giornalisti già lo diamo per scontato, si è fatto il terzo mandato. Sì, sicuramente, anche perché sono due legislature che mi occupo di fare il consigliere metropolitano. Sono stato rieletto per il terzo mandato a Meta, ritengo che io possa dare un contributo alla penisola sorrentina con una mia presenza alla candidatura delle prossime elezioni regionali. Io farò parte di quella tornata perché ritengo che la penisola sorrentina possa esprimere tranquillamente un candidato che possa portare sui tavoli regionali le istanze dei territori, come ad oggi faccio con forza e con piglio alla città metropolitana. Sindaco, Unione dei Comuni, dopo l'ospedale unico della Penisola Sorrentina, che è stata un'occasione mancata a prescindere da se si poteva fare o meno lì o no, questo non entriamo in mezzo, diciamo, si può ancora parlare di Unione dei Comuni, si cerca di dialogare, la viabilità esempio, i sensi unici. Si deve parlare di Unione dei Comuni, a fine estate sicuramente riprenderemo questo tema. Perché l'Unione dei Comuni serve soprattutto a ragionare in merito alle problematiche della viabilità, della vivibilità. Abbiamo un tema caldo che non va sottovalutato, è la questione del demanio per tutta la problematica delle concessioni demaniali. Ricordiamo che la Regione Campania il 30 aprile ha approvato il PUAT, quindi i comuni devono adottare i PAD, lo strumento urbanistico che disciplina la gestione delle aree demaniali sui territori di appartenenza, e in più abbiamo il dovere sacrosanto di rispettare alcune linee guida della Regione Campania in cui riserva il 30% a spiagge libere per la fruizione libera dei cittadini della penisola sorrentina e dei comuni appartenenti al distretto della Regione Campania. Ne approfitto, erosione marina, problematica storica, il molo, tu conosci bene pure Elio D'Esposito che aveva fatto il progetto inizialmente con il braccio tutto il contrario,
oggi non staremo a parlarne. Che cosa proponi? Allora, in questi giorni ho ascoltato parecchie iniziative da parte di personaggi in cui mettono un accento sulla questione dell'erosione di vabbè, è una storia vecchia. Noi viviamo da una storia vecchia, voglio dire, che del passato, e non entro nel merito se è stato sbagliato o non è stato sbagliato, anche perché è davanti agli occhi di sì, di tutti. Va bene, sì. Dalla nascita in costruendo porto, oggi noi ci troviamo una spiaggia. Questa amministrazione negli anni, e come consigliere metropolitano, stiamo mettendo delle risorse in campo per cercare, no, di dare un freno a questo fenomeno dell'erosione. Quali sono le iniziative, Michele? Le iniziative sono queste. Da una parte continuiamo ad andare avanti con il progetto Coste Sicure, che vede coinvolti 4 comuni: Meta, Piano, Sant'Agnello e Massalupresa. Il comune capofila è il comune di Piano di Sorrento. Abbiamo il progetto definitivo, è stato sottoposto all'attenzione di Bonavitavola. L'auspicio e il nostro augurio che con i fondi FSC che arriveranno possano la Regione prendere in considerazione e finanziare questa opera, che arriva a circa 27 milioni. Nell'immediato, come consigliere metropolitano, io ogni anno metto delle risorse per fare degli interventi di manutenzione ordinaria sui territori della costa. Comune di Meta ha avuto un finanziamento. Non siamo partiti ancora, Michele, lo voglio dire ad alta voce, perché con i tempi della burocrazia, per la gara e per i contratti, noi avevamo terminato l'iter a metà giugno. Partire con i lavori avremmo creato dei disagi ai balneari, assolutamente, balneari, ma anche ai cittadini. Noi l'abbiamo detto in passato. Che l'anno scorso, nel ci siamo scontrati su questo. Mese di luglio. Bravo. E siamo d'accordo con te. Abbiamo ritenuto opportuno insieme agli uffici di ritardare l'intervento e partire dopo il 26 agosto. Sei pronto per candidarti alla Regione? Grazie, dai, diciamo Michele, così. Bocca al lupo, grazie, buon lavoro. Crepi il lupo.